E mi dispiace, sto registrando questo meetup e ho dimenticato di bene, cominciare questo. Mi dispiace. devo ricominciare. No, va bene così, grazie. Quindi l'apice della potenza di Venezia è tra il 1200 e il 1400. Il declino della città, della Repubblica di Venezia, di questa grande potenza militare, anche marittima e commerciale, comincia quando cade Costantinopoli in mano ai turchi. E un'altra, diciamo, un altro colpo alla potenza e ai commerci di Venezia fu la scoperta dell'America, quando il centro del commercio diventa l'Oceano Atlantico e non più il Mar Mediterraneo, considerato fino allora il centro del mondo. Venezia, diciamo, nel periodo quando poi cioè, cade Costantinopoli, aveva non solo il territorio, dal punto di vista di potenza di terra, Venezia aveva molto poco. In Italia finiva praticamente a Verona, Verona Massimo Brescia, Padova, Treviso, aveva però tutta la costa dell'Istria, della Croazia, aveva molte isole greche, le isole di Creta, di Cipro, molte isole greche e molte basi commerciali e città sul continente della Grecia. Data la sua ricchezza, fu un centro di splendida arte e di cultura. Nel 1797 Venezia viene ceduta da Napoleone all'Austria con il trattato di Campo Formio, e questa data del 1797 segna la fine di Venezia come repubblica. Nel 1866 l'Italia, con la terza guerra di indipendenza, ottiene tutto il Veneto e Venezia. Ecco, una particolarità, se uno legge le storie delle città del Rinascimento e del Medioevo in Italia, tutte le città hanno avuto delle rivoluzioni, delle classi povere contro le classi ricche, di un partito contro un altro. Ecco, Venezia è stata l'unica città che nel Medioevo e nel Rinascimento non ha avuto nessuna rivoluzione popolare. Ci fu questo perché? Perché era una città dove il benessere e le buone condizioni di vita erano distribuite su tutte le classi sociali. Quindi non c'erano i poveri, come era per esempio a Firenze quando ci fu la rivolta, più rivolte popolari. L'unico tentativo di colpo di Stato fu fatto dal doge Marin Faliero, che aveva cercato di non solo, lui era già doge, ecco, il doge era eletto e era eletto a vita, come il Papa. Alla morte del doge veniva eletto un altro. Marin Faliero voleva impadronirsi del potere per far diventare la carica di doge da padre in figlio, quindi di diventare anche lui un signore come i Visconti a Milano, come Malatesta a Rimini, come Montefeltro a Urbino e così via, come era un po' quasi dappertutto in Italia. Naturalmente questo tentativo non andò a buon fine, fu scoperto, e questo doge nel 1355 aveva tentato questo colpo di Stato, fu decapitato il giorno, lui fu scoperto la notte dell'attentato di questa rivolta, fu scoperto,
La mattina dopo fu decapitato, condannato a morte, sulla scala, esattamente nel punto in cui aveva ricevuto il berretto dogale, cioè quel copricapo particolare che era il berretto del doge e rappresentava la sua incoronazione. E se voi andate nel Palazzo dei Dogi, Palazzo Ducale a Venezia, nella sala del Gran Consiglio, del Massale Maggior Consiglio ci sono tutti i ritratti di tutti i dogi, tranne quello di Marin Faliero, traditore, dove il suo posto è tutto coperto da colore nero, e questo, diciamo, a indicare il tradimento di questo doge. E la sua famiglia fu esiliata. Ecco, la carica del doge era una carica elettiva e era a vita, e tutte le spese di Stato del doge doveva pagarle lui personalmente e la sua famiglia. Non erano pagate dallo Stato, doveva pagare tutto lui, la sua famiglia e lui non potevano più fare commercio. Doveva proprio interrompere ogni attività e molte, molte famiglie di dogi andarono in rovina proprio per questo. E addirittura il funerale doveva essere obbligatoriamente un funerale di Stato, quindi costava una fortuna, tutto a carico della famiglia. Non c'era niente di pagato. Lui non aveva nessuno stipendio, tutte le spese del palazzo diventavano sue. Possiamo andare avanti ora con le fotografie. Questa è la pianta di Venezia. Ecco, qui Scusa, vedete Venezia nel scusa. periodo di massima espansione. E la parte rossa è i territori di Venezia. Come vedete, nell'entroterra dell'Italia c'era ben poco, non era molto estesa. Aveva la parte nord dell'Italia, un po' di costa sotto Rimini, poi c'è tutta la parte di questa, poi c'è tutta la parte della costa della Croazia, la parte del Peloponneso, le isole greche. Un secondo solo, che ho qui un messaggio che devo interrompere, vado a dopo, un attimo solo. Ecco, questa quindi Venezia. Vedete l'estensione della città che Venezia aveva tutte le isole greche, Cipro, vedete anche Costantinopoli, dove aveva delle basi commerciali, i fondachi molto importanti, e poi il territorio della Crimea, lo vedete nel Mar Nero. Ecco, queste erano le città e i territori di Venezia, molto, molto distribuiti, vedete anche nel sud dell'Italia, in Puglia. Però erano dei piccoli territori, basi commerciali, a loro non interessavano le grandi estensioni territoriali, a loro interessavano i commerci. Andiamo pure avanti. Ecco, questa qui è quella di prima, la massima estensione territoriale di Venezia. Andiamo avanti. Ecco, queste sono alcune viste di Venezia. Poi vediamo anche nel dettaglio più avanti, quando andiamo nei particolari. In alto a sinistra il Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, sotto a destra Piazza San Marco e dalla parte in fondo a sinistra la Chiesa della Salute. Andiamo avanti. Questa è la parte di Piazza San Marco vista dal mare, Palazzo Ducale, sulla sinistra. Vedete il campanile di San Marco, andiamo avanti. Questo è l'arsenale, uno dei più antichi arsenali del mondo, ancora funzionante parzialmente. Andiamo avanti. Questo è Piazza San Marco con il campanile, andiamo avanti. Ecco,
Ecco, vedete che Piazza San Marco non è cambiata. Questo è un quadro del 1496, è un dipinto di Gentile Bellini e vedete che qui è una festa religiosa di San Marco, vedete che la piazza è rimasta la stessa. Ecco, questa piazza, Piazza San Marco, è rimasta nella sua integrità architettonica attraverso i secoli, è ricca di monumenti. Abbiamo tutte le ricostruzioni sui tre lati della piazza, chiamate le procuratorie, che erano tutti gli uffici di Stato dei procuratori delle varie specialità, e sono tutti questi palazzi con i portici. Le prime già esistevano nel XII secolo, quindi nel 1100, poi sono state rifatte nel 500. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è il Canal Grande. Andiamo avanti. Questo è il Ponte di Sospiri. Andiamo avanti. Ponte del Rialto. Andiamo avanti. Questa è una chiesa di Venezia. Andiamo avanti. Sempre la vista di San di Palazzo Ducale. Andiamo avanti. Queste sono gli archivi di Stato di Venezia. Andiamo avanti. Questo è il Palazzo da Ca' Foscari, sede dell'università, una delle sedi dell'università. Andiamo avanti. Questa è lì, è l'isola di San Giorgio. Andiamo avanti. Un'altra vista. Questo è il museo Guggenheim. Ecco, questa forma non è una forma architettonica voluta, è un palazzo la cui costruzione è stata interrotta nel Settecento per mancanza di soldi da parte del committente. Andiamo avanti. Questo è il Carezzonico, un altro palazzo storico del Cinquecento sul Canal Grande. Andiamo avanti. Questa è una vista completa del Canal Grande. È la via principale, possiamo chiamarla la via principale di Venezia, perché tutti i palazzi hanno la facciata più bella sulla parte dell'acqua. Dalla parte interna questi palazzi sembrano dei palazzi anonimi. Questo era fatto per diciamo impressionare gli ospiti quando venivano a Venezia. Andiamo avanti. Ecco, questa è la chiesa del Salvatore sul Canal Grande. Andiamo avanti. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, sono gli affreschi del palazzo del maggior, nella sala del maggior consiglio, con i ritratti dei dogi. Lì vedete che c'è una parte nera dove c'è proprio indicato, qui c'è Martin Faliero, traditore della Repubblica. Quindi c'è la grande vergogna, lo hanno coperto, mettono solo il nome senza il ritratto. Andiamo avanti. Ecco, questa è Piazza San Marco. È la piazza, qui vedete i tre lati occupati dai tre palazzi delle procuratorie, cioè di tutti i palazzi, gli uffici di Stato. Tutti i palazzi costruiti poi nel corso del Cinquecento, ma già esistevano in forma più semplice, più modesta, già dall'anno 1100. Questa piazza è rimasta invariata durante tutti questi secoli. Andiamo avanti. Ecco, questa è una delle procuratorie, Palazzo del Sansovino. Vedete che è veramente una...
con opere d'arte architettoniche, stile rinascimentale, siamo nel fine del 400, inizio 1500. Andiamo avanti. Ecco, questa è la piazza di Piazza San Marco. Abbiamo visto prima la piazza vista dalla chiesa e ora vediamo la piazza vista dal fondo delle procuratorie. Ecco, questa piazza naturalmente è una piazza splendida. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è San Marco. San Marco, la prima chiesa, è stata costruita nell'anno 828. Poi è stata ampliata e costruita in questa forma nell'anno 1063. È una chiesa, chiamiamola d'oro, per i mosaici d'oro che decorano la chiesa sia all'esterno che all'interno. Ecco, l'aspetto di questa chiesa si vede puramente bizantino. Si sono ispirati alla Basilica dei Santi Apostoli a Costantinopoli. Le cupole sono tipiche dell'architettura bizantina. Andiamo pure avanti. Ecco, qui vedete la parte, il leone di San Marco, vedete sotto, il leone di San Marco. Andiamo avanti. Ecco qui il simbolo di Venezia, della Repubblica di Venezia. Andiamo avanti. Ecco, questi sono i cavalli provenienti da Costantinopoli. Furono presi dai veneziani quando saccheggiarono la città di Costantinopoli nel 1204 e li hanno portati qui a Venezia. Sono quattro cavalli che abbellivano, decoravano l'ippodromo di Costantinopoli. Sono dei cavalli del V-VI secolo. Andiamo avanti. Questi sono chiamati i tetrarchi. Anche questi provengono da Costantinopoli, sono del III-IV secolo e i tetrarchi erano quattro imperatori che a un certo momento governavano sull'impero romano. L'imperatore Diocleziano, per snellire gli interventi militari contro le invasioni barbariche, aveva diviso l'impero romano in due zone. Una era l'impero romano d'Occidente e una l'impero romano d'Oriente, dove c'erano un imperatore per parte, anziani, più vecchi, diciamo, che guardavano più la parte amministrativa, la parte gestionale, e due cesari, chiamati, più giovani, che si occupavano della parte militare. Dopo 20 anni erano d'accordo che i due imperatori anziani si ritiravano in pensione e lasciavano il posto a quelli più giovani, che a loro volta avrebbero scelto due altri giovani per proseguire le operazioni militari necessarie per fronteggiare le invasioni di barbari. Capitò però che quando Diocleziano si ritirò nella città di Spalato in pensione, e i due che erano succeduti a Diocleziano e a Massimiano, cioè Costantino e Massenzio, cominciarono una guerra civile per avere il potere assoluto. Allora Massimiano, il precedente imperatore, scrisse a Diocleziano, precedente imperatore, dicendo: per far smettere questa guerra civile tra i nostri due eserciti, ti propongo di ritornare noi a comando dell'esercito dell'impero, così loro finiscono di fare la guerra. E Diocleziano rispose a Massimiano: se tu mi proponi di tornare a fare l'imperatore,
è perché non hai visto come nascono bene e come crescono bene i cavoli nel mio orto. Questo per dire che proprio non aveva voglia di tornare in mezzo a tutto quel caos politico, se ne stava bene in campagna, no? Questo per dire che il potere non era nelle sue aspirazioni. Ecco, diciamo che, andiamo pure avanti, che la chiesa di San Marco è uno splendore di mosaici d'oro. Qui vediamo, qui è già nella parte esterna, cioè nel nartece, prima di entrare, coperta, ma prima di entrare nella chiesa. Questi sono dei mosaici del 1200. Vedete che viene rappresentato, anche se in forma forse un po' stilizzata, proprio la chiesa di San Marco. All'ingresso di questa chiesa noi abbiamo un mosaico d'oro che rappresenta la chiesa. Vedete la bellezza di queste colonne? Vedete anche le decorazioni in azzurro e anche quelle decorazioni delle finestre. Qui siamo veramente in uno stile romanico bizantino. Vedete i capitelli delle colonne? Su questi qui, almeno quelli in basso, sono proprio di forma e di stile bizantino. Le ritroviamo a Ravenna, che anche Ravenna era una capitale bizantina. Andiamo avanti. Ecco, questi sono sempre i mosaici esterni nella galleria d'ingresso. Vedete che è veramente uno splendore, una ricchezza di oro. Sempre del 1200. Andiamo avanti. Questa è la vista dell'interno. Vedete, è oro. Sembra di entrare in un blocco d'oro scavato. Questo è l'interno di San Marco. Questi mosaici sono più vecchi di quelli esterni. E questi qui sono dei mosaici tutti eseguiti nel corso degli anni 1050-1070. Andiamo avanti. Vedete sempre la cupola con tutti questi mosaici, oro e diciamo anche degli smalti. Andiamo avanti. Ecco, questa è la parte che separa i fedeli, il pubblico, da quella che è la parte sacra degli altari. Andiamo avanti. Vedete sempre la cupola, le varie cupole all'interno della chiesa, tutti i mosaici del 1050-1070 che rappresentano scene dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Andiamo avanti. Ecco qui sempre una parte dell'Antico e del Nuovo Testamento. Andiamo avanti. Questa è la Pala d'Oro. È una bellissima esecuzione in oro e argento, smalto, perle e pietre preziose. È stata fatta dal 976 d.C. fino al 1100 d.C. Vedete, è una ricchezza. Viene rappresentata qui l'immagine di santi, di profeti, di evangelisti, immagine di Cristo, alcune scene della vita di Cristo. È molto grande. Ecco, voi vedete sotto in basso la dimensione delle teste delle persone. Quindi immaginate quanto è grande questa pala. Andiamo avanti. Questa è la parte anteriore, tutta in argento. Sono molto belle anche queste colonne laterali che sono tutte in alabastro, quindi è il marmo trasparente, tutto scolpito e lavorato. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete meglio da vicino questa pala d'oro, la parte in oro, la parte retro,
nell'altare, vedete, smalti, oro, pietre preziose, perle, rubini, smeraldi, zaffiri, brillanti, diamanti. È un capolavoro, al di là della ricchezza proprio anche materiale, è veramente un capolavoro se pensate che ha oltre 1000 anni. Andiamo avanti. Ecco, questa è la torre dell'orologio, è rinascimentale, sempre in piazza. Noi stiamo parlando adesso solo dei monumenti in piazza San Marco. Questa è la torre dell'orologio a fianco alla chiesa di San Marco. È una torre rinascimentale del 1496 e era l'orologio pubblico per sostituire un orologio più vecchio della fine del 1200. Ecco, questo è un orologio meccanizzato con sopra le statue di bronzo che battono le campane con il martello per segnare l'ora. Andiamo avanti. Ecco qui, vedete le statue di bronzo enormi che quando segna le ore battono con il martello la campana. Andiamo avanti. Con questa vista di notte. Andiamo avanti. Ecco le campane, la campana battuta da questi uomini meccanizzati si sente in ogni parte di Venezia. Da ogni parte di Venezia quando suona si sente. Andiamo avanti. Ecco qui un particolare di questo orologio meccanizzato. Come dicevo, è del 1496, con i segni zodiacali. Andiamo avanti. E diciamo le ore segnate sulle 24, non 12 ore. Vedete, da 1 gira fino a 24. È un orologio sulle 24 ore. Andiamo avanti. Ecco qui, vedete. Andiamo avanti. Ecco, sulla piazza San Marco ci sono i due più antichi, forse, caffè del mondo. Il primo che vediamo qui è il caffè Quadri, un caffè storico, del 1755, fondato da un certo Giorgio Quadri. E ricordiamo che il caffè fu portato a Venezia dai mercanti turchi nel 1683. Il caffè riscosse a Venezia gran successo e addirittura a Venezia ci furono 200 negozi per il caffè. Era diventata la bevanda di Venezia, che era chiamato il caffè acqua nera bollente. Ecco, poi andiamo pure avanti. Ecco, questo è un altro, è il caffè di fronte, dall'altra parte della piazza, è il caffè Florian, più vecchio, è del 1720, è il più antico al mondo, dal nome del proprietario Floriano Francesconi, Floriano detto in Veneto Florian. Ecco, questo era il caffè di Casanova, di Goldoni, di artisti e scrittori fino ad oggi. Andiamo avanti. Ecco, questa è la vista di Piazza San Marco dalla torre dell'orologio verso il mare. Lì vedete le due colonne, sulla sinistra una colonna con il leone di San Marco, sulla destra una colonna con San Giorgio e il drago. Tra le due colonne pochissimi sanno che era il luogo delle esecuzioni capitali, cioè quando qualcuno veniva condannato a morte e veniva decapitato nel posto fra le due colonne.
Andiamo avanti. Questa è la piazzetta dei Leoncini, chiamata. Sono due sculture del 1722. Quello che vedete in fondo, sullo sfondo, è la parte sinistra della cattedrale di San Marco. Ecco, questi leoncini sono la passione di tutti i bambini che vanno a Venezia perché vogliono salire sulla schiena di questi leoncini e fare la fotografia. L'ho fatto anch'io quando avevo 2 anni e mezzo, 3 anni. Quindi, io ho visto che ancora lo fanno. Andiamo avanti. Questo è il campanile che fu costruito nel 1156, però, quindi 1156, però nel 1902 è crollato da solo e è stato ricostruito esattamente come era prima. In origine, quindi diciamo 1000 anni fa, era stato costruito come faro per le navi. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete la piazza con il campanile. Questo è un quadro del Canaletto, un pittore del Settecento veneziano, famoso per i paesaggi di Venezia. Andiamo avanti. Ecco, qui sempre il campanile. Vedete come anche oggi. Ricostruito completamente dopo il crollo del 1902. Andiamo avanti. Ecco, vedete com'era crollato il campanile. Questo è il campanile completamente polverizzato. Andiamo avanti. Ecco, qui avete l'aspetto proprio di questo campanile. Andiamo avanti. Vedete le campane in alto a destra. Andiamo avanti. Ecco, questa è la loggetta del Sansovino. Sansovino era uno scultore toscano, scultore e architetto toscano del Cinquecento, e è stata costruita questa loggetta nel 1535 in stile rinascimentale. Vedete le colonne, vedete gli archi, vedete tutta la parte decorativa in alto, con scene mitologiche e allegoriche. Tutto questo è opera di Sansovino. Andiamo avanti. Ecco, queste sono le famose due colonne, dove vi dicevo che tra le due colonne era il posto della esecuzione capitale durante la Repubblica di Venezia per le condanne a morte. Andiamo avanti. Questo è il Palazzo Ducale. È il palazzo del Doge, che era la massima autorità di Venezia e anche della magistratura veneziana. È un capolavoro dello stile gotico veneziano. Fu la prima costruzione è dell'anno 812, poi è stato ricostruito, modificato e ampliato nel corso dei secoli. Ecco, questo palazzo, che era il palazzo di rappresentanza della città della Repubblica di Venezia, contiene dei grandissimi capolavori della pittura e dell'arte veneziana. Cito per esempio Tintoretto, Tiziano, Veronese, Palma il Giovane, Bassano e tanti altri. Dentro assistiamo a una esposizione di arte veneziana. Mi dispiace, qualcuno sta parlando. Posso cercare chi sta facendo questo? Continua a parlare. Mi Contiene dei capolavori dell'arte veneziana, di che va dal 1200 fino al 1700. Ecco, la sala del Maggior Consiglio, andiamo pure avanti. Ecco, questa è sempre la vista di questa Venezia, di questa città. Ecco, la finestra principale che voi vedete tutta decorata attorno, quella era la finestra da dove il Doge si affacciava
durante le cerimonie di Stato. Andiamo avanti. Questa è la sala del Maggior Consiglio, chiamata, con sullo sfondo, poi lo vedremo meglio, un affresco, un grande affresco di Tintoretto che rappresenta il paradiso. Andiamo avanti, vedete la grandezza di questa sala, vedete come è decorata, completamente decorata, vedete anche come sono piccole le persone rispetto all'altezza di questa sala. È una sala altissima e grandissima, era fatta proprio per impressionare gli ambasciatori che, proprio per scenografia, entravano da dove siamo noi in modo che avessero davanti agli occhi tutto lo splendore e la grandezza di questa sala che rappresentava il potere della Repubblica di Venezia. Andiamo avanti. Ecco qui sempre il palazzo ducale. Andiamo avanti. Sì, qui ci sono delle parti esterne di questo palazzo ducale, sono delle sculture del 1300. Andiamo avanti. Palazzo ducale visto di notte, è sempre bello. Andiamo avanti. Ecco, questa è la parte interna del palazzo ducale. Questo palazzo ducale è chiaramente in forma rettangolare con il cortile al centro. Le cupole che vedete sulla sinistra è la chiesa di San Marco, che era collegata direttamente con il palazzo ducale. Andiamo avanti. Ecco, questa è la scala dei giganti. Ai piedi di questa scala, il doge veniva, quando era stato eletto, aveva la cerimonia di investitura, di proclamazione del doge, e riceveva il berretto ducale come forma di incoronazione. Marin Faliero, quando fu scoperto come traditore, nel punto in cui aveva ricevuto il berretto ducale, fu decapitato. Andiamo avanti. Ecco, questo sono delle scene dell'interno, sono dei pezzi, dei soffitti dell'interno del Palazzo Ducale. Ecco, questa è un'opera del Tiepolo. Andiamo pure avanti. No, qualcosa è saltato. Scusate, devo ricominciare. Scusate. No, aspetta un attimo, ti dico subito dove devi andare. Aspetta, va su. Aspetta. Fermati. Siamo al 60, vai 66. Ecco, questa l'abbiamo vista, andiamo oltre. Ecco, questo è un altro soffitto del Palazzo Ducale, del Palazzo dei Dogi. Vedete anche qui la ricchezza, e competeva chiaramente come bellezza e come splendore Venezia con Firenze, le due capitali della cultura e dell'arte e del commercio, della ricchezza e delle banche. Andiamo avanti. Sempre un'altra sala, questa qui è del rinnovata e rielaborata con stucchi nel 500. Andiamo avanti. Questo qui è la sala è la sala del Maggior Consiglio. Quello che vedete in fondo è il quadro, l'affresco che prende tutta la parete di Tintoretto e rappresenta il paradiso. Andiamo avanti. Ecco, questo è uno dei quadri che adorna questa sala del Maggior Consiglio e rappresenta delle scene di conquista e battaglie famose di Venezia. Andiamo avanti. Ecco, questa è la... Sì, questo qui è un quadro sempre di questa sala,
in cui c'è il doge che riceve l'autorizzazione e la... riconoscimento da parte del Papa. Ecco, questo è un quadro del Cinquecento. Andiamo avanti. Alessio, sì. È possibile fare, perché sono all'ora adesso, allora è possibile di continuare la settimana prossima? Sì. Benissimo. Forse è meglio, abbiamo più di tempo. Sì, va bene. Forse è bellissimo presentare. Sì, è incredibile. Wow. No, Venezia, andiamo avanti parecchio con Venezia, eh? Non è solo una volta o due, quindi... Sì. Quindi possiamo continuare con Venezia la domenica prossima. Sì. Domenica prossima e fare domande. Bellissima. Per queste cose. Sì. Mi dispiace per cogliere un veramente po' di tatto. Ma va bene. Come possiamo vedere il regista? Ah sì, devo mettere questo forse in YouTube, perché ho un canale di YouTube, quindi posso mettere. Mi dispiace perché pensavo di fare questo perché alcune persone mi hanno chiesto se possiamo fare questo perché non potevano essere qui. Quindi, quindi ho deciso di fare questo, ma ho dimenticato con queste... Sì. Ma va bene così. La prossima volta possiamo cominciare. Così, no? Grazie. Quindi, grazie Alessio, quindi continuiamo domenica prossima. Grazie. Sì, riprendiamo la Palazzo Ducale e andiamo avanti, ok? Fantastico Alessio, fantastico. Sì, molto grazie. Bravo. Grazie. Bravo, veramente. Alessio, qual è il motivo della caduta della torre? Della torre del campanile nel 1902. Procedimento della struttura.